Sono arrivate le Club Quest finalmente. Sono a meno 3 soglie da Otis. 60 missioni tra quelle delle Club Quest e quelle classiche. Cioè, per me Otis veramente entra nella top dei brawler preferiti, eh. Andiamo subito a sbloccarlo. Eccolo qui, attenzione. Ehi là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars e siamo in questa nuova schermata che vi faccio giusto capire dov'è. È qua, ragazzi, se altrimenti magari siamo un po' disorientati. Sono arrivate le Club Quest finalmente. Le andiamo a provare oggi insieme, ma non sarà l'unica cosa che farò, perché sono con due Sabbini, il buon Dadone e il buon Andrea 10. Ciao cari, mi sono uscite le missioni nuove perché today è martedì e ragazzi faccio vedere che sono a meno 3 soglie da Otis, sono vicinissimo giustamente con tutti i boost che ci siamo creati, ci manca pochissimo, quindi oggi è praticamente sicuro al 100% che sbloccheremo Otis. Adesso come minimo mi prende mal di testa e devo staccare tutto, cosa ne so. Comunque qua c'è anche 5 punti in più, eppure qua posso fare una missione. Vabbè ragazzi, siamo veramente a postissimo. Iniziamo molto rapidamente. Qua ci dice: sconfiggi 24 nemici, causa 500.000 punti di danno, vinci 40 battaglie. Credo che sia tutta roba che facciamo oggi. Il club shop già lo conosciamo, quindi partiamo, dai. Ok, bella sta partita. Ottimo, proprio una partita subito. Bene. Meno male che siamo pesantissimi come comp. Ok, va bene, dai, bisogna stare ulti, via. Ok, bello, mi piace questo genere di partite, ragazzi. Oppure per lo star player, va bene. Ok, ho fatto tipo 60 missioni tra quelle delle Club Quest e quelle classiche, più 10 punti per la votazione delle candidature del giorno. Continuiamo per insomma su questa strada. Dobbiamo fare almeno 5 vittorie in KO, quindi ce n'è da vendere. Ok, vediamo un pochettino cosa ci esce fuori. Una Shelly, un Fang e un BB, una BB meglio, comp leggermente pushosa si potrebbe dire. Ok, attenzione al Fang che è molto pericoloso. Bella anche per la BB. Ok, va bene, proverei a fare una piccola rottura qua magari. Bella la... Ottima la rottura. Ho veramente tagliato i cespugli come nessuno mai prima d'ora. Ok, va bene. Attenzione alla Shelly. Andiamo a toglierla, per favore. Ok, vai, che dovevi prenderla, sì. Mi è rimasta la Bibi che si tippa e Fang mi tippa all'altro mondo, va bene. Potevi pusharla la Bibi, Dadone, peccato. Avevi anche la staccionata lì, facile. Vediamo un po', attenzione. E niente, rimane da solo il buon Andrea. Madonna Andrea, la solidità. Vabbè, mamma mia Andrea, soliditi per lui. Mamma mia ragazzi, veramente. GG. Ok, rieccoci qui. Andrea ha già sbloccato Otis. Siamo sulla strada giusta. Fermi tutti. Tra l'altro sì, guarda, ci sono tolti una bella soglia. Buona, mi piglio un po' di oro. L'oro sapete lo prendo subito, quello lì non è un problema. Ok, vediamo un po'. Per un cappello biondo che stava su di me. Ok, occhio al Sandy, occhio anche alla Bea in realtà. Ok. Ah, ma Andrea sta giocando con Otis. Bello. Otis ragazzi mi piace un sacchissimo come brawler. Cioè per me Otis veramente entra nella top dei brawler preferiti. Attenzione Byron qua ragazzi, subito molto complicata la situations. Ok, tolta. Mi è partito un gadget, me ne sono reso conto, ma vabbè. Ok, proviamo ad andare di qua. Ah, quella Shelly ha deciso di giocare proprio... Brava. Ok, allora, adesso mi vado a collocare qui e scopriamo subito se vogliono fare i furbi o no. Eccoli lì, perfetto. Volponi. Ah, ma c'è anche un robotunzo qua. Voilà, perfetto. Molto bene ragazzi. Nice. Ok, prima missione ragazzi scartata, quella dello sconfiggi 24 nemici. Mi dà questi bellissimi punticini che vanno a, vedete, farmi salire. Ah, ho capito, interessante. Sì, qua c'è scritto: gioca con almeno un socio del club per raddoppiare i progressi, non i punti, della missione del club a cui partecipi. Sì, quindi praticamente le partite diventano 20 anziché 40, i danni diventano 250.000 e diventano 24 le kill da fare, ok? Anche perché altrimenti erano semplicemente altre missioni e non c'entrava niente il discorso club. Ottima cosa. Nel frattempo, comunque sia, siamo a un passettino dall'arrivo dell'ultima soglia. Insomma, abbiamo questa mappa dove devo ripristinare punti salute. C'ho Pocio, quindi vabbè dai, facciamo prima Pocio, dai. Vamos. Ok. Allora, la missione del ripristino probabilmente l'ho fatta, eh. Ok. Ottimo ragazzi. Buono. Va bene. Buono. Vieni qua. Buono. Perfetto ragazzi, ci siamo. Ok.
Va bene, ottimo, ottimo, ottimo. Allora, ripristina sicuramente l'avrò fatto. Sì, infatti, sia in gem che in che con pocio. Yes, guardala qua. 29esima soglia che se ne va. Sì, ce l'abbiamo. E quindi, ragazzi, manca una sola soglia per sbloccare Otesh. Facciamo così, ce la smarchiamo in in gem, dai, sempre. Ok. Bello quel Rico one shotissimo. Adesso apre tutta la parte di sinistra, sì. Sì. Ok. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ok, anche Colt smarcato. Vediamo un po'. Op, signori, signori, signori. Otis sbloccato. Vabbè, dai, io faccio un piccolo taglio in cui mi smarco le ultime missioni, che sono Gale e Cacciatori. Infatti, ragazzi, vi saluto, che devo andare per forza in solo. Mi smarco ancora al volissimo queste due missioni, giusto per completezza, per arrivare proprio alla fine. E ci aggiorniamo tra poco per lo sblocco di Otis. Ok, signori, rieccoci qua. Come potete vedere, ho sbloccato ancora una soglia. Quindi ci prendiamo Otis e subito anche la sua prima emote. Molto bene. Andiamo subito a sbloccarlo. Eccolo qui. Attenzione, Otis. Voilà. Guardate che bellino. Ve l'ho detto, uno dei miei brawler preferiti ufficialmente. Ma tra l'altro guardate la grafichina sopra e sotto, che figa che è con lo sblocco dei cromatici. Sembra un trip assurdo. Va bene, molto bello. Andiamo di nuovo qui. Pigliamoci l'emote. Oh, caruccia. Caruccia, 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 le motte. Andiamo subito a selezionarlo. Eccolo qui. Ok. E come emoji abbiamo fondamentalmente solo queste. Ok, molto molto easy. Però sono carine. Sono molto carine. Mi piace come stile questo piccolo palombaro. Tra l'altro mi ha dato giustamente una missione extra, che è la missione vinci 15 battaglie con Otis, 1000 punti. Ok. Con i quali quindi mi andrò a sbloccare rispettivamente questa e quest'altra soglia. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Allora ragazzi, facciamo una roba. Noi adesso lo inauguriamo insieme Otis. Facciamo la prima partita insieme. Ma ovviamente avete già capito, ci sarà un push, ragazzi, un push livello 1. Quindi partiamo e vediamo. Ah, tra l'altro aspetta, no, l'ho startato in cacciatori, ma in 1v1 livello 1 cosa vuoi che faccia? Ho un po' paura, ragazzi. Guarda, quelli si sparano da soli. Spero di aver beccato tipo dei bot contro. Sì, infatti, ok. Vediamo un attimo se riesco a killare qualcuno. Ok, là c'è un poco che però si chiama, c'è però un Rico, cioè non so se capite. Ok, molto bene. Ho la ulti a disposizione. Qua c'è addirittura una Nita. Attenzione alla Nita. Attenzione alla Nita. Attenzione alla Nita. Qua c'è anche un orso che mi sta inseguendo. Ok, bravo, vai. Bravissimo che la Ems, complimenti. Ok. Aiuto. Attenzione, forse mi salvo. Cioè, vabbè, ciao. Cioè, raga, cosa dovevo fare, scusate? Andiamo, andiamo, andiamo. Ok, buono, 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 buono. Cioè, dai, l'orso è tornato! E sta tornando su di me. Ragazzi, si è ricordato il motivo per cui è venuto al mondo. Ok, ma tra l'altro se tiro la fare sull'orso cosa succede? È tipo un orso bravo? No, mi tira comunque le pizze. Attenzione. Aia. Ok, buono, 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 buono. GG, GG ragazzi, non pensavo di vincerla questa partita, incredibile. 10 coppe, ci sta assolutamente. Quindi noi ci salutiamo qua. Ci becchiamo probabilmente domani con il push di Otis livello 1. Vedremo un pochettino che cosa riusciremo a combinare con questo brawler. Ovviamente ora comincia anche la settimana solo Otis. Ok, quindi ci aggiorniamo. Passa e chiudo, un bacione, ciao cari.